Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo i tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella dolcissima e romanticissima settimana di San Valentino, dal 7 a 14 febbraio. Concluderemo il video facendo un viaggio tra le varie capitali europee che potrete trovare proprio nel Liggy Print. Ci saranno tante piccole curiosità, le analizzerò, molto figo secondo me. Ma partiamo subito e iniziamo con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di quest'oggi è di Michela Bonanno. Lei mi ha facilitato la vita, ha inviato un messaggio vocale, quindi io non dico nulla, lascio parlare direttamente lei. Sì, la mia passione per l'uncinetto dura all'incirca da 50 anni, da quando iniziai ad osservare le nonne e le zie creare i progetti di allora, cioè coperte, centrini, scialli e così via. L'uncinetto posso dire che ha un profondo effetto terapeutico, in quanto mi rilassa e mi gratifica, soprattutto quando posso incoraggiare altri ad imparare quest'arte e a godere delle proprie creazioni, così come faccio io. Ho deciso di realizzare il progetto della maglia Shiny per la delicatezza dei colori dei filati Berry e Armstrong. Ho seguito attentamente il tutorial della Fate Tutto Fare, di conseguenza non ho avuto alcuna difficoltà durante la lavorazione. Ho utilizzato l'uncinetto numero 7 per le maniche e il numero 8 per i pannelli centrali, lavorando appunto ventaglietti proprio come da tutorial. Le misure sono per una taglia 40-42 e ho utilizzato circa 350 grammi di lana. Una volta terminato il lavoro ero molto soddisfatta in quanto era un regalo per mia figlia e la mia gioia è aumentata quando mia nipote, che non aveva mai lavorato ad uncinetto, ha realizzato il suo primo maglioncino uguale al mio con gli stessi filati dietro mio consiglio. Grazie. Milena per questo progetto ha utilizzato il Berry Cipria e Grigio e l'Armstrong Panna, il tutto lavorato per le maniche con l'uncinetto numero 7 e invece per i pannelli centrali con l'uncinetto numero 8. Che carina, davvero bravissima, trasmetti la tua passione anche a tuo nipote. Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Burble. Non riuscirò mai a pronunciarlo correttamente, già lo so, ma è una nostra carissima cliente di Berlino catapultata nel sud più profondo dell'Italia, vale a dire in Sicilia, precisamente a Catania. Ci ha inviato un messaggio vocale dopo che l'abbiamo contattata e lei ci ha risposto così. Ciao a tutti, mi volevo presentare un attimo, mi chiamo Berbel, ho 59 anni, sposato e due figli. Questo progetto Poncho è nato con un tutorial visto su YouTube. Ho usato il filato Berry Grigio e per il bodino e codoni rosa. Due colori messi insieme danno un bel effetto e mi piace veramente tanto. Le spiegazioni erano molto chiare e così non ho trovato nessuna difficoltà. Ho usato 5 gomitoli di Berry Grigio e un gomitolo di Ecodoni Rosa per il collo e il bodino. Tutto ho lavorato con l'uncinetto numero 6. La mia taglia è una LXL e ho lavorato due rettangolari uguali. Hanno una larghezza di 43 cm e una lunghezza di 83 cm. Io ho usato il punto blocchetti ventagli, un bel punto traforato e dà una leggerezza in più al poncho. Il filato Berry mi ha sorpresa per la morbidezza, tiene caldo e non appesantisce. Poi la mia passione per l'uncinetto è nata qualche anno fa, scoprendo Chris e la Fata Tutto Fare e piano piano ho imparato sempre cose nuove e non ho lasciato più l'uncinetto. Volevo ringraziare la Tessiland per la disponibilità, gentilezza e dei filati bellissimi. Un grande abbraccio a te Valentina e a tutte le amiche creative. Buon lavoro. Ciao ciao.
Ciao ciao! Ovviamente io l'ho pronunciato malissimo, ma va bene, perdonerete la mia pecca. Lei ha utilizzato 5 berry grigio e un ecodonny rosa, il tutto lavorato con un uncinetto numero 6. Ci ha detto tutto ciò che ha utilizzato, ci ha detto come l'ha utilizzato, ha parlato di sé. Io eviterei insomma di aggiungere altro. Bravissima! Bravissima. Passiamo adesso al terzo progetto di oggi, la foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana. È una settimana un po' particolare, capirete perché. Parliamo delle, bene sì, parlo al plurale, delle foto che hanno ottenuto più mi piace durante questa settimana. La foto proprio in assoluto è Paola Casini, ormai l'avrete riconosciuta, la signora dei gnomi. Ebbene sì, perché lei ha pubblicato una foto dello gnomo, quella la stessa che le ha concesso la vincita qualche settimana fa, con la gnoma, quindi la versione femminile accanto, e la sua ha ottenuto tantissimi mi piace. Essendo ovviamente un progetto di cui abbiamo già parlato, è molto simile, l'abbiamo comunque citata perché merita, però abbiamo deciso di soffermarci più su un'altra foto che è stata quasi, diciamo, un ex aequo proprio con Paola Casini. Infatti un'altra foto che ha ottenuto tantissimi mi piace è quella di Sonia Patania. Ebbene sì, ha realizzato questa meravigliosa coperta con Liggy. Ci ha raccontato che ha realizzato questo copriletto sotto richiesta di sua figlia. Ebbene sì, perché serviva un copriletto, e lei dice: ma io la passione per l'uncinetto, ti pare che non lo faccia io? E infatti così ha fatto, ha deciso di farlo. I colori scelti sono stati abbinati proprio all'arredamento che c'è in camera di sua figlia. Non ha seguito un tutorial molto preciso, infatti non è stato proprio semplicissimo, ha dovuto fare dei calcoli molto precisi, si è ispirata ad alcune foto viste su Pinterest, un po' di conoscenza di base, un po' di tutorial, e voilà, il gioco è fatto. Ha provato una grandissima soddisfazione una volta concluso il lavoro, e deve essere stato sicuramente molto lungo e difficile. E a tal proposito, qualora voleste riproporlo, vi penso io, vi do tutte le indicazioni che ovviamente mi ha dato Sonia, così che possiate farlo. Sonia ha utilizzato Liggy. Nel dettaglio, 24 gomitoli di panna, 20 di prato, 20 di fucsia e 12 lilla, il tutto lavorato con uncinetto numero 3. Le misure sono 2,50 metri per 2,50. Ha utilizzato diversi punti: punto bassissimo, punto basso, punto alto, punto altissimo e un punto che non si ricorda esattamente come si chiama, ma che serve per evidenziare i petali del fiore africano, per cui bisogna puntare l'uncinetto non nel giro sottostante ma nel terzo giro sottostante. Questa passione è nata fin da piccola e le è stata trasmessa da sua nonna, anche se lei era più un'esperta di ferri. E quando oggi poi ripropone nuovamente dei progetti, è lì che si trova nuovamente da sola con l'uncinetto e il filato, come non pensare ovviamente alla sua dolcissima nonnina. È un modo in più per ricordarla. Ma ci ha inviato anche un video. Certo, oggi non ci facciamo mancare proprio nulla. Vediamolo. Ciao, sono Sonia e sono siciliana. Ho un marito, due figli, un cane e un nipotino, quindi sono anche nonna. E che dire di me? Sono sempre stata una tipa molto creativa. In passato mi sono appassionata con la porcellana fredda, cioè la pasta di mais, che mi ha dato tante soddisfazioni. Però la mia passione più grande è l'uncinetto, che mi permette di dare libero sfogo alla mia creatività e alla mia fantasia. E l'uncinetto mi ha fatto realizzare tantissimi lavori, sia per me che per la casa, e mi ha dato tante soddisfazioni. E poi devo dire che è un potente antistress provare per credere. E devo dire grazie anche alla Tessiland, che è un'azienda in cui posso trovare dei filati che veramente mi permettono di realizzare i miei lavori al meglio. Adesso vi saluto, ciao, e vado a uncinettare. Ancora quindi complimenti alla nostra Sonia, ma anche alla nostra Paola. È arrivato il momento di parlare del Liggy Print, questo filato fantastico in cotone, filato che comunque conoscete benissimo, perché davvero Liggy è garanzia di qualità e vi darà anche un senso di sicurezza poter acquistare sia Liggy Print che Liggy Ghost, proprio perché conoscete già la qualità di questo filato. Nel print vediamo una tipologia di sfumatura che differisce da quella del Ghost, in quanto questa è molto più delicata. Come
vi ho detto, ogni colorazione ha appunto una città, una capitale europea. Perché non parlarne? La prima di cui parleremo oggi è Amsterdam. Amsterdam, quindi capitale dei Paesi Bassi, ricca di canali, di biciclette. Non so se ci siete stati, ma quando ci sono stata io ricordo che c'erano più biciclette che autobus, mezzi di trasporto e qualsiasi altra cosa. Ricca di case così particolari, avete notato, strettissimo. Ho letto che la casa più stretta è larga un metro. Ma ricca anche di cultura e di arte. Infatti ad Amsterdam possiamo trovare il Van Gogh Museum. Con i suoi 200 dipinti e 550 fra disegni e acquerelli, rappresenta una delle più grandi collezioni mondiali dedicate al pittore olandese. I quadri sono disposti all'interno del museo, divisi in tre piani, e percorrono tutte le varie fasi appunto proprio di Van Gogh. La sua lotta con la malattia mentale è diventata altrettanto leggendaria, ma mai quanto il suo genio. E le opere che ha composto sicuramente lo dimostrano. Ma all'interno del Van Gogh Museum potrete vedere quattro opere tra le più famose di Van Gogh. La prima è ovviamente I girasoli. Poi potrete trovare anche Il vaso con Iris, poi La camera di Vincent ad Arles e L'autoritratto con cappello di feltro. E adesso voliamo in Grecia, nelle acque cristalline e azzurre della profonda Grecia, e soprattutto ci soffermiamo nella capitale, appunto ad Atene. Lo sapete che la maggior parte dei resti del Partenone in realtà sono conservati a Londra al British Museum, che in realtà lì ci siano solo delle fedeli riproduzioni. La moussaka, o moussaka come dirsi voglia, la più buona la potrete assaggiare solo ad Atene, un po' come la pizza, solo a Napoli. Un'altra curiosità è questa: pensate che ad Atene esistono degli ebrei chiamati romani che parlano greco, perché hanno sempre parlato greco. Sono proprio una comunità originale post-diaspora e loro possono scrivere la Torah in greco ma con caratteri ebraici. Ci sono ancora persone che parlano ladino, o meglio ebreo giudaico spagnolo, ossia fanno parte di quella comunità che scappò dalla Castiglia durante l'Inquisizione. Si dice che abbiano portato con sé le chiavi delle loro case. E infine poi concludiamo con un'ultima caratteristica di questa città, che è il rebetiko, tipo di musica folk nata in Grecia nel XX secolo e spesso accostato al blues americano per i testi e le sonorità. E adesso invece voliamo in Portogallo, vale a dire a Lisbona. Stupende queste varianti di verde, vero? Città meravigliosa che io ho avuto la fortuna di visitare e ve la consiglio perché è davvero stupendo, certo non appena sarà possibile. È davvero molto caratteristica e una delle particolarità proprio di Lisbona è un genere musicale che è il fado. Il fado infatti è l'espressione musicale proprio tipica di Lisbona. La frustrazione e la spontaneità delle periferie più povere, nelle taverne e negli ambienti del porto della città, si riflettono in una musica malinconica e nostalgica che rappresentano appieno quello che è lo spirito proprio di Lisbona. E pensate che questa tipologia di musica che viene rappresentata proprio sui muri anche degli edifici, il fado è così importante per i portoghesi che Lisbona ha chiesto l'inserimento nella lista UNESCO come parte del patrimonio culturale e artistico dell'umanità. Si soffre molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo. Ancora nulla? Proviamo con un'altra. Questa sicuramente la riconoscete. Essere o non essere, questo è il problema. Ebbene sì, non parleremo dell'Amleto, ma di colui che l'ha scritto, vale a dire Shakespeare. Perché? Perché siamo a Londra. Londra, città con questa aria regale, ma allo stesso tempo anche molto metropolitana, ricca di monumenti storici, ma soprattutto anche di cultura. Shakespeare ha trascorso gran parte della sua vita proprio a Londra, creando una sua compagnia, facendo nascere teatri, e quello più famoso è proprio il Globe Theatre. Egli era praticamente lo specchio della società in cui viveva e riusciva sempre a combinare perfettamente il senso dell'azione con il potere evocativo della parola. Nei primi tempi del suo esordio compone Riccardo III oppure anche Enrico IV ed Enrico V. Ma metà delle opere di Shakespeare sono anche commedie, altre invece sono tragicommedie. Come opere importanti ovviamente ricordiamo ad esempio Il Ciambellino e le due commedie più famose, Sogno di una notte di mezz'estate e La tempesta. Per quanto riguarda invece le tragedie, ovviamente Amleto e Romeo e Giulietta. Ma adesso voliamo nella mia adoratissima Spagna. Infatti andiamo a Madrid e a tal proposito vi dico qui 5 caratteristiche
caratteristiche particolari proprio di questa città. Il simbolo ufficiale di Madrid è un orso in piedi e simboleggia l'importanza del legno, una risorsa fondamentale per costruire un paese. Seconda curiosità. Nel 1085 Madrid era sotto il controllo dei Mori, quando uno dei soldati spagnoli decise di arrampicarsi da solo sul muro di cinta e sostituì la bandiera moresca con quella cristiana. Si guadagnò così il soprannome di Gato, che da allora identifica tutti gli abitanti della città. Adesso invece parliamo della terza curiosità, che riguarda il Palazzo Reale. I reali non vivono lì, ma in realtà lo utilizzano solo per le cerimonie ufficiali, in quanto la loro residenza ufficiale è nella periferia occidentale di Madrid. Quarta curiosità. Pensate che le reliquie di San Valentino sono sparse ovviamente per tutto il mondo, ma il cuore è contenuto proprio a Madrid, nella chiesa di Sant'Anton. Quinta ed ultima curiosità. Ma lo sapete che a Madrid ci sono degli originali pezzi di muro di Berlino posti proprio al centro della città? Io non lo sapevo. Ma adesso ci spostiamo poco più in là della Spagna, infatti voliamo in Francia, a Paris. Certo, tutti conosciamo la Torre Eiffel, Champs-Élysées, bellissimo, meraviglioso, la Bastille. C'è una zona in realtà molto caratteristica di Parigi, che è il Montmartre, che è stupenda. Vediamola. È il quartiere che ha ispirato pittori, musicisti e scrittori come Renoir, Picasso. Simbolo del fermento creativo di quegli anni, Montmartre tuttora raccoglie gli storici caffè e cabaret che sono stati frequenti ritrovo di artisti in cerca di ispirazione e di emozioni forti. Famosissima è la Place du Terre, la piazza più fotografata di Montmartre, una vera cartolina con i suoi pittori, disegnatori e ritrattisti. E poco più là potrete trovare anche il cimitero di Montmartre, dove pensate sono conservate le tombe di grandi artisti come Stendhal, Zola e Dumas. Roma non è una città come tutte le altre, ma è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi. Non è una mia citazione, ma è del grande Alberto Sordi, e quando parliamo di questo gomitolo parliamo quindi della nostra capitale, Roma. E quale modo ho pensato per rappresentarla? Il film. Primo, Vacanze Romane, in cui vediamo una romanticissima Audrey Hepburn attraversare Roma su una classica Vespa. Vediamone un estratto. Secondo film, Un americano a Roma. Come non citare il romano de Roma, come si dice, Alberto Sordi. Vediamo la classica scena che tutti conoscete. Ma c'è su, c'è di là. Gli americani, maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne manco. Il fontanone, il classico fontanone di Roma, che bene si può vedere nella Dolce Vita di Federico Fellini. Marcello, come here! Hurry up! Carlo Verdone in Un sacco bello. Guarda, te lo dico per la prima e l'ultima volta. Noi non è che cioè facciamo questo cioè per scopo libidinoso, peccaminoso, eccetera, no? Cioè noi facciamo questo per sentirci noi stessi in quanto entità fisico. E per concludere, La grande bellezza, film di Paolo Sorrentino, premio Oscar nel 2013 come miglior film straniero. Sono arrivato a Roma a 26 anni. Sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. E infine, per concludere, Stoccolma. Soleggiata Stoccolma, in particolare in alcuni periodi dell'anno. Stoccolma si trova sulla costa centro-orientale della Svezia, costruita su 14 isole collegate da 57 ponti. Seconda curiosità è l'Ericsson Globe, che pensate, l'edificio sferico più grande del mondo. Una volta arrivati in cima vi permetterà di vedere una vista impareggiabile. Stoccolma vive una particolarità che crea sicuramente molti disagi per certi versi, infatti vive in alcuni periodi con sole 6 ore di luce e in altri con 21 ore. È la casa ovviamente dei premi Nobel per la fisica, per la chimica, per la letteratura. All'interno del Museo Nobel ci sono proprio tutti i ritratti di coloro che hanno avuto grande privilegio, onore sicuramente meritato, di vincere proprio un premio Nobel. Se mai doveste andare a Stoccolma, imparate qualche parolina in svedese. Bene sì, perché a Stoccolma le indicazioni sono solo in svedese, non c'è nulla
nulla neanche in inglese. D'altro canto, però, sono perfettamente in grado di parlare proprio appunto l'inglese. E questa puntata di Tessiland Condivision di oggi finisce qui. Come se avessi viaggiato, sono stanca. Allora, se aveste bisogno di qualsiasi tipologia di informazione o qualsiasi commento, potete farlo proprio qui, come ormai sapete già benissimo. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella, di seguirci su tutti gli altri social, Instagram, Pinterest e TikTok, di cliccare mi piace anche sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya e pubblicare il vostro progetto, e chissà che la prossima volta non siate proprio voi ad essere contattate. Tutti i link dei prodotti che abbiamo visto oggi e anche dei tutorial li potete trovare proprio qui alla voce del box informazioni. Mi raccomando, seguiteci, ci saranno una carrellata di video, soprattutto in news con Sandra, in cui vi presenteremo tantissimi nuovi articoli che stanno per arrivare, oltre ai vari riassortimenti. Mi raccomando, non perdete anche il sabato la rubrica Come fare con Andrea. Basta, io direi che insomma per oggi abbiamo dato, vero? Sì. Ok, vi do appuntamento quindi alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Ciao da Valentina!